Dopo aver avuto un colloquio con i familiari, ha provato ad introdurre nel carcere di Salerno 4 telefoni cellulari, alcuni grammi di droga, 6 cavetti USB e 6 piercing, ma gli agenti della polizia penitenziaria lo hanno scoperto prima che rientrasse in cella. Il detenuto, che aveva nascosto tutto nelle parti intime, è stato denunciato, ma l'episodio avvenuto a Forni è solo l'ennesimo campanello d'allarme della situazione che si vive nelle carceri italiane e che, secondo il SAP, rende necessario un intervento dal punto di vista legislativo. Salerno non è nuova a questi episodi di traffico tra l'esterno e l'interno dell'istituto. Noi abbiamo richiesto sempre alle autorità competenti di creare un titolo di reato per l'introduzione, la detenzione dei telefonini, degli apparecchi telefonici all'interno dell'istituto, in quanto poi questi apparecchi sicuramente sono usati per continuare i propri traffici e i propri affari illeciti anche all'interno degli istituti, che sono diventate, a giudizio di grossi magistrati, in audizione antimafia, vere e proprie piazze di spaccio. Criticità che il sindacato ha riscontrato soprattutto in carcere a Salerno, dove alle carenze strutturali e di personale si aggiunge una situazione particolarmente difficile. La situazione interna all'istituto dà segnali preoccupanti, con eventi critici che continuano a verificarsi, che dimostrano come la popolazione detentiva dell'istituto di Salerno è pericolosa e mette in atto tutte quelle forme di prevaricazione, prima tra i detenuti e poi anche verso lo stesso personale della polizia penitenziaria.